Mamme, la provincia di Siena a sostegno delle donne lavoratrici. Turismo, un nuovo portale web che garantisce accessibilità per tutti. Riciclo, la provincia di Siena, esempio internazionale per la gestione dei rifiuti. L'intervista questa settimana con l'assessore Anna Maria Betti. Torna l'iniziativa della provincia di Siena a sostegno delle donne che lavorano e hanno figli fino a 3 anni per coprire il costo dei servizi prima infanzia. Il bando Infanzia e Conciliazione, disponibile online sul portale dei centri impiego, è aperto a tutte le donne residenti in provincia di Siena, lavoratrici dipendenti, autonome o assunte con il contratto di lavoro atipico. Aperto fino al 31 dicembre 2012 anche il bando per l'attribuzione di voucher a sostegno di donne disoccupate con figli. Ne abbiamo parlato con Simonetta Pellegrini, assessore al welfare della provincia di Siena. Abbiamo stanziato con i fondi del Fondo Sociale Europeo 200.000 euro, che speriamo possiamo anche incrementare, per dare un contributo alle mamme che lavorano e vogliono mandare i loro figli all'asilo nido, quindi da 0 a 3 anni. È un contributo che può coprire fino a 10 mesi, è differenziato: per i nidi pubblici è una cifra inferiore, per i nidi privati superiore. Comunque è un contributo che pensiamo che sia importante, si possono avere appunto fino a 1.350 euro, quindi è un contributo che può servire ad evitare che le mamme occupate magari debbano sacrificare la propria attività lavorativa per sorvegliare, per accudire ai figli. E quindi questa è una misura che è utile sicuramente in un momento di crisi come questa. Nasce con un sito dedicato al turismo per tutti il progetto di promozione e diffusione di una vera e propria cultura dell'accessibilità universale nelle terre di Siena, promosso dall'amministrazione provinciale. Il sito www.turismopertutti.terresiena.it nasce da un monitoraggio di quanto il territorio già offre, raccogliendo informazioni sull'accessibilità dei luoghi della cultura, dell'accoglienza, dell'arte e della vita quotidiana. Il progetto è stato pensato per agevolare la visita nelle terre di Siena a tutti i viaggiatori con mobilità ridotta, a quelli con disabilità permanenti o parziali, ma anche agli anziani, a famiglie in vacanza con bambini, a donne incinte e a persone che viaggiano con piccoli animali. Grazia Torelli, coordinatrice del progetto, ne parla ai nostri microfoni. Quello che noi abbiamo voluto fare è non rivolgersi soltanto a coloro che hanno problemi, ma non farli sentire i problemi, e quindi rivolgersi a una accessibilità universale che contempla anche chi viene accompagnato da un animale piuttosto che chi è stato interessante, quindi nell'alimentazione il celiaco piuttosto che il vegetariano. Sono situazioni non critiche, ma che a volte incidono nella scelta di una destinazione, di una giornata di vacanza, e quindi noi vogliamo aprire a tutto tondo le terre di Siena. Nei giorni scorsi una delegazione di esperti mondiali ha visitato gli impianti di riciclaggio e per la gestione dei rifiuti di Siena Ambiente per conoscere le metodologie usate e le tecniche per la raccolta differenziata. Ne parla con noi l'assessore provinciale all'ambiente Gabriele Berni. Credo che sia per noi, per il territorio, per le esperienze che direttamente gestiscono il ciclo dei rifiuti, quindi per il soggetto gestore Siena Ambiente e anche per l'amministrazione provinciale, ente competente alla programmazione in materia di rifiuti, motivo appunto di grande orgoglio. Questo fatto che il congresso mondiale si è sviluppato a Firenze e che si occupava delle tematiche riguardanti i rifiuti abbia assunto la decisione di far visitare gli impianti della nostra provincia come un esempio virtuoso da considerare rispetto a quello che è il panorama regionale e anche nazionale su una materia come quella dei rifiuti, che spesso rappresenta una criticità. Le terre di Siena sono state protagoniste al Salone del Camper, chiuso nei giorni scorsi dopo essere stato visitato da oltre 120.000 persone a Parma. Sono stati moltissimi gli amanti del viaggiare all'aria aperta che durante i giorni della manifestazione hanno fatto tappa nello stand allestito dalla provincia di Siena per scoprire le numerose opportunità che il territorio offre al turismo en plein air, con il suo ricco e variegato patrimonio culturale, artistico, storico, paesaggistico ed enogastronomico presentato nel materiale in distribuzione. Ampia diffusione anche per la cartolina voucher, distribuita in circa 5.000 esemplari e consegnata a chi si presentava allo stand con il biglietto d'ingresso alla fiera. La cartolina offre l'accesso gratuito ad alcune iniziative nell'ambito del Terre di Siena Plein Air, quali la sosta per i camper, visite guidate, degustazioni e omaggi di prodotti presso la bottega di Stigliano e riduzioni nei centri termali aderenti all'iniziativa. Nell'intervista di questa settimana Anna Maria Betti parla di turismo, il bilancio della stagione e le prospettive del settore. Assessore Betti, facciamo un bilancio della stagione turistica nelle terre di Siena.
Sì, anche se per fortuna la nostra stagione va, comprende l'autunno inoltrato, anzi di solito questo è un periodo anche bello per visitare le terre di Siena, è ricco di arrivi. Come bilancio complessivo, i dati ufficiali dell'osservatorio ci danno un primo semestre dell'anno in corso, devo dire con soddisfazione in controtendenza rispetto a quello che ahimè è stato l'andamento anche purtroppo nella nostra regione, soprattutto nel sistema paese, con un comparto che è arrivato a chiedere al governo il ricorso allo stato di crisi. Io credo che il lavoro che abbiamo continuato a fare nonostante la chiusura dell'APT ha portato a risultato. Le terre di Siena tengono bene, continuano ad avere un segno più. Noi abbiamo un più 2% di arrivi, una leggera contrazione sulle presenze, che come sappiamo è dovuta a una minore capacità di spesa, cioè si continua a viaggiare, magari si resta di meno su un territorio, ma comunque, ripeto, sempre con un dato positivo anche per le presenze. Questo più o meno vale per tutte le aree. Conto che le stime che già abbiamo per luglio-agosto dal nostro osservatorio siano confermate, e questo significa che avremo risultati ancora migliori. Il problema continua a essere quello che conosciamo, quindi una sofferenza nonostante i numeri del comparto, e questo riguarda sia il comparto alberghiero, l'agriturismo, l'estalberghiero in genere, ma anche la ristorazione, ma anche il commercio, ma anche tutto quello che è l'industria indotto legato al turismo, penso anche agli stessi beni culturali, perché chiaramente la dinamica di spesa del turista è sicuramente diversa. La promozione delle terre di Siena si intreccia anche con la promozione dell'enogastronomia a Siena e in provincia? Assolutamente, noi vediamo che in termini di motivazione ormai insieme alla cultura l'altro elemento d'attrattività di un territorio è appunto l'enogastronomia. Io credo che da questo punto di vista i numeri delle terre di Siena siano quelli che, come dire, conosciamo, ma è bene ribadire. Cioè, più di 40 prodotti a denominazione d'origine, di cui 19 solo per i vini. Una capacità dei nostri produttori di mantenere alta l'asticella della qualità nei prodotti a certificazione, ma anche nelle scelte aziendali che riguardano per esempio l'attivazione di vendite dirette di filiera corta, piuttosto che scelte che vanno a implementare un altro tipo di aspetto che secondo me è un elemento competitivo che stiamo cercando di incoraggiare in un mercato sempre più globale e sempre più maturo, è quello della sostenibilità, cioè caratterizzare le proprie produzioni in termini di green, come si dice oggi, di sostenibilità, quindi di tutti quei benefici che la produzione agricola porta al territorio e all'ambiente, è un elemento competitivo. Lo è per il prodotto in sé, lo è per l'azienda che ci si impegna, lo diventa, e questo è il lavoro che sta cercando di fare la provincia anche con terre di Siena Green, quindi carbon free, filiera corta, ospiti di valore, lo diventa tanto di più per un territorio. Questo è il terreno sul quale ci muoviamo.